Premio letterario Cacuri, gli speciali di Video Calabria. È da ieri che Video Calabria, alle 22.46, sta mettendo in onda la registrazione delle tre serate della quarta edizione del premio letterario Cacuri. Oggi allo stesso orario verrà trasmessa la seconda parte, mentre domani trasmetterà la serata conclusiva. Ricordiamo che il canale di Video Calabria è il numero 13. Un evento che è bello rivedere, stando comodamente seduto a casa. All'imbocco del bivio Forestella, tra le due provinciali, la numero 31 che porta a Cotronei e la numero 32 che conduce a Cacuri, è posto un cartellone contenente una ben augurante indicazione: Viale della Salute Cavaliere Salvatore Baffa. Chi conosce le due strade sa perfettamente che per percorrere questo salutare viale dovrà continuare dritto per Cotronei. Chi invece non conosce le due provinciali e, per caso, svolta a destra, immettendosi sulla 32, dovrà stare molto attento perché il tragitto che percorrerà potrebbe essere chiamato Viale delle Insidie. Appena qualche centinaio di metri dal bivio, in piena curva, si presenta il primo pericolo. Il margine sinistro della strada, per circa 2 metri, è stato scavato dal maltempo di qualche mese fa, smuovendo il manto stradale che poi è finito nel baratro che di conseguenza si è formato. Una buona parte della carreggiata è diventata una pericolosa frana che qualcuno si è limitato a segnalare utilizzando alcune pietre. La strada non è più a due corsie, il doppio senso di circolazione non è più possibile. E il pullman di linea che percorre questa strada mattina e pomeriggio è obbligato a rallentare muovendosi a passo d'uomo. Ora questa voragine è diventata anche il luogo dove i soliti incivili buttano la loro spazzatura. Sempre sulla stessa strada, lungo il terzo chilometro, a fianco dell'ex frantoio del barone Barracco, una montagna di rifiuti invade una parte della corsia sinistra riducendo sensibilmente la carreggiata della strada. Anche qui la prudenza è d'obbligo. Continuando a percorrere questa strada abbandonata, in condizioni peggiori di una strada dismessa, in più punti l'asfalto è consumato e le buche di varie dimensioni sono tante, si arriva alle periferie di Santa Rania e qui in poche decine di metri esistono, sul margine destro della strada, due frane, dovute naturalmente sempre al maltempo. La prima, vicina a un pino di fronte all'officina Silletta, sembra meno pericolosa dell'altra, ma in realtà non è così. Perché nonostante il sottostante bosco, la scarpata può diventare facilmente franosa, sempre in presenza di temporali, perché il terreno che la compone è sabbioso. La frana non è comunque ben segnalata. La seconda si trova a pochi metri dalla chiesa di San Pio, precisamente all'imbocco della strada interna in località Cognale. Anche questa frana è stata causata dal maltempo e da una griglia collegata a un tubo in cemento che passa sotto la carreggiata per poi terminare nella scarpata del margine opposto della strada dove si è formata questa frana che è destinata, se non si interviene, a diventare sempre più enorme. Adesso è utilizzata anche come luogo dove gettare rifiuti e oggetti superflui. Il guardrail è intatto e fa la protezione, ma la frana non è segnalata. È una strada abbandonata che ancora si può percorrere. Certamente se si continua a disinteressarsi come si sta facendo, non passerà molto tempo per ritrovarsi di fronte ad un segnale che avverte: strada interrotta a causa dello smottamento del manto stradale.